Ciao a tutti amici, sono Giso e siete su Giso's Playroom. Il video di oggi ha lui per protagonista, vi ricordate? Dare to Leap, il coraggio di saltare, il Realme X7 Pro. Il video da cui il mio canale ha ripreso vita, ha ripreso linfa. E anzi, oggi faccio una cosa al contrario rispetto al solito. Sono contento e vi ringrazio per tutti quelli che sono iscritti al canale. E però vedo anche che ci sono un sacco di spettatori occasionali, un sacco di persone che hanno avuto modo di vedere i miei video, di commentare. Supportate il mio canale, non vi costa nulla, iscrivetevi e mettete la campanella. E il video avrà oggi una doppia finalità, ma di questo ne parliamo dopo la sigla. Eccoci qua, Realme X7 Pro, mi ha già riconosciuto, si è sbloccato. Perché ve lo faccio vedere dopo tanto tempo? Questo è un telefono con il MediaTek Dimensity 1000, un processore che ha 2 anni ormai. Vedete? MediaTek Dimensity 1000. Questo telefono non è mai stato importato in Italia. Viene praticamente venduto in Cina e anche in India con una versione già con i Google Play Services installati. Ma soprattutto per chi si lamentava della carenza di aggiornamenti da parte di Realme, questo telefono che ha 2 anni è stato aggiornato, guardate qui, ad Android 12 con patch di marzo 2022. Ed è qualcosa di fantastico. Il video in cui ne parlavo, forse uno dei pochi video italiani che parlava di questo telefono, come sapete ha avuto per fortuna un discreto successo ed è stato quello che mi ha dato la voglia di ricominciare letteralmente a farvi vedere prodotti, telefoni che io considero best buy, ma anche altre cose dell'ambito tecnologico che considero best buy e che magari non vengono, a mio parere, adeguatamente trattati in Italia. Questo perché? Perché questo telefono di base costava sui $250 2 anni fa. E qua, però, guardate un attimo le prestazioni. Andiamo su AnTuTu. 616.880. Questo telefono, come vi dicevo, se la giocava con lo Snapdragon 865. Sapete che l'865 è diventato poi l'870, leggermente modificato, e è un telefono che viene ancora montato su tantissimi smartphone. È una cosa eccezionale. Questo telefono aveva uno schermo AMOLED . Vedete, MediaTek Dimensity 1000, la Mali G77MC9 con quelle prestazioni, uno schermo da 401 ppi, quindi un Full HD con aspect ratio 20 noni, 120 Hz di frequenza, HDR10 support, 8 GB di RAM. Questo era forse l'unica pecca, non esisteva un modello con i 12 giga, ma questo era a tutti gli effetti un medio gamma. Non sono il solo, anzi, ad essermi lamentato per i telefoni di quest'anno, e metto di nuovo in mezzo questo povero sfortunato telefono. In questo caso parliamo del Realme GT2 Pro. Allora, noi abbiamo in questo caso
un telefono che avrebbe delle prestazioni elevatissime dovute allo Snapdragon 8 Gen 1. E in questo caso ha anche lo schermo, se vedete, 2K, difatti a 526 ppi, 12 giga di RAM. Ci sono un po' di cosette, ma se andiamo a vedere il prezzo, questo telefono costava $250. Tra l'altro è un peccato che non sia mai arrivato. Difatti, però, i Google Play Services e il Play Store si potevano tranquillamente installare. Vedete, l'unico difetto è che nelle impostazioni vi è la lingua inglese, ma non la lingua italiana. Però è totalmente compatibile con i servizi di Google, anche vedete qua, è in italiano. Allora, il senso di questo video, se vedete, non sono il solo a dire che i telefoni di quest'anno sono usciti male e che praticamente magari ci si può affidare a telefoni che hanno un po' più di età sulle spalle, ma che sostanzialmente sono migliori per tanti motivi. Quindi, prezzo della variante di questo da 12 giga, €850. Il modello base ne costa 750 euro. Prezzo di questo quando è uscito 2 anni fa $250, adesso potrete reperirlo tranquillamente sui $180. Manca l'italiano. La camera ovviamente è molto inferiore. E questa è una camera da un medio gamma. Questo monta letteralmente una camera da camera phone, quindi foto vince tutta la vita. Il nuovo modello. Ma per il resto, quello è il punto della discussione. Secondo voi, ad esempio, no? Vediamo come va Asphalt. Scusatemi. Allora, dicevamo, il punto debole di questi telefoni con lo Snapdragon 8 Gen 1 è stato senza dubbio il surriscaldamento che porta al throttling, nonché a una serie di incompatibilità. Adesso vi faccio vedere Asphalt 9. Lasciamo il volume basso, altrimenti mi demonetizzano il video. Questo è un telefono nuovo da 850 euro. Vediamo se finalmente l'aggiornamento lascio parlare il video, mi sembra un po' scattosetto. Madonna del Carmine. Ecco, guardate, 850 euro per avere questo. Senza dubbio dei colori bellissimi, ma non mi pare fluidissimo. E questo è un milione di punti su. Comincio a pensare comunque che sia anche una incompatibilità, proprio una idiosincrasia di questo, di Asphalt 9. È giocabile, non è che non è giocabile, però vedete come scatta. Questo
E questo è il top di gamma del 2022 nelle sue prestazioni gaming con Asphalt 9. Andiamo a prendere il nostro piccolo vecchio telefono da 199 e passa dollari, forse anche di meno adesso, ok? Assicuriamoci che il volume mettiamolo ugualmente basso. Cerchiamo la stessa gara. Io non so voi, ma a me sembra leggermente più veloce. 120 Hz, schermo AMOLED. Certo, quello è un po' più definito. Ma intanto, guardate qua. Vi sembra che ci sia paragone? No, perché questo è un gioco di corsa, eh. A me sembra di vedere, cioè, sembra di scusatemi. Facciamo le stesse cose, mettiamolo alla frusta con le stesse cose. Guardate qua, ragazzi, guardate qua. Questo è MediaTek. Allora, io faccio questo video anche perché spesso, visto che MediaTek era montato sui CineSony, e vi è un certo pregiudizio verso MediaTek. MediaTek si fa fare i processori da TSMC a Hong Kong. Le fonderie di TSMC, e questo è un telefono vecchio di 2 anni, medio gamma, guardate qua, questo era il flagship killer del 2020. Però mi sembra che stia reggendo abbastanza bene anche oggi. Io credo, poi magari boh, è proprio un'incompatibilità dello Snapdragon 8 Gen 1 con Asphalt 9. E allora dici, vabbè, è il caso di provare qualcosa di diverso. Allora, vediamo un attimino come va. La linea dovrebbe assistermi. Proviamo se riusciamo a giocare a Stadia su questo schermo. La linea fa un po' schifo oggi, però se mi fa vedere. Ah, Samurai Showdown. Mi dirà che la connessione fa un po' schifo. E vabbè. Però si vede. Si sente. C'ha un bellissimo. Vedete? Questo vi aiuta per le funzioni gaming. Giusto per far vedere, questo tra l'altro è in cloud, non dipende dalla potenza bruta del telefono, però quantomeno vi faccio vedere che è compatibile. Dai, facci giocare, che palle. Su. Che bello graficamente, che bello. Possiamo giocare? E comunque questo è il nostro
vecchio telefonino del 2020 aggiornato ad Android 12. Va bene, dai, è bellissimo, ma usciamo dal gioco. Qua è eccellente e glielo diciamo. Bravi, bravissimi. Allora, Asphalt con Asphalt 1-0 per il Realme X7 Pro, telefono del 2020. Andiamo a vedere il nostro telefono da 850 euruzzi, ok? E poi apriamo i giochi e mettiamo Stadia o Stadia o Stadium o Cazium o quello che volete, insomma. Non mi ha preso. È un gioco vecchio, perché sta caricando. Ok, vediamo, dai, magari ci sorprende. Magari hanno aggiornato Stadia e adesso riconosce il telefono. Vediamo, non si sa mai. Sì, prima il Gamepad Touch. Signori, questa è una buona notizia. Alziamo il volume. È compatibile di nuovo anche Stadia. È un miracolo. Beh, hanno aggiornato facendo riconoscere il telefono. Sì, ci piace tanto, ma vogliamo vedere il gioco, dai. Beh, un plauso a Realme che con l'ultimo aggiornamento ha reso Stadia compatibile. Rimane che Asphalt fa ancora schifo al cesso. Comunque è giocabile anche qui ed è anche molto bello, dobbiamo dire. Vabbè, questo è un gioco in cloud, l'esperienza, adesso che è compatibile, dipende direttamente dalla potenza della rete. Quindi diciamo che questa è una sfida che finisce uno pari. Però tenete presente che questo è un telefono che ha 2 anni, un chipset del MediaTek. Sta per uscire da Realme il GT Neo 3 con il MediaTek Dimensity 8100 e dovrebbe costare molto meno di questo. Fate un po' i vostri conti. Intanto vi dico, come vedete, il telefono è aggiornato. Andiamocene un attimo a vedere come va sul tubo. 4K video, dove sta? Non c'è più. Eccolo il nostro amato. Vedete, la qualità video è eccezionale. Dunque, questo è un telefono che, come vi dicevo, purtroppo non è
mai uscito ufficialmente in Italia, ma finalmente sembra che i processori, i SoC di MediaTek stiano per arrivare in massa. Tenete presente che questo telefono è aggiornato ad Android 12. Telefoni più blasonati come il ROG Phone 3 non sono aggiornati. Telefoni come il OnePlus Nord 2 non sono ancora aggiornati. Questo sì. Tenete in considerazione Realme, ma cercate sempre di ricordare che Realme non nasce per i telefoni da 1000-1000 euro. Nasce come marca che produce dei best buy. Cercate di valutare bene ciò che prendete in relazione al prezzo e vi dico che secondo me questo al momento per chi cerca un medio gamma che però abbia letteralmente tutto ha il suo perché. Detto questo, vi saluto e spero che il video vi sia piaciuto, nel qual caso mettete mi piace e se non siete iscritti iscrivetevi e mettete la campanellina. Ciao a tutti da Gisù.